Oltre 10.000 alunni delle scuole elementari di tutta l'Abruzzo saranno coinvolti in un progetto di alfabetizzazione motoria rivolto alla scuola primaria. Nelle 56 classi interessate dalle attività, 30 istituti rientrano nel progetto ministeriale e i restanti 26 in quello regionale e selezionate anche sulla base di precisi parametri. Docenti esperti in attività motoria e sportiva seguiranno i ragazzi almeno un'ora alla settimana fino al prossimo mese di giugno. L'iniziativa, che su scala nazionale, coordinata dal Ministero dell'Istruzione e del CONI, mentre a livello regionale seguita da CONI Abruzzo e dagli uffici scolastici provinciali, è stata illustrata a Pescara in Regione nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l'assessore allo sport Carlo Masci, il presidente del CONI regionale Ermanno Morelli e il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale di Chieti Sandro Liberatore, in rappresentanza dell'ufficio scolastico regionale. In realtà, esordito Masci, l'Abruzzo è partito con un progetto pilota diversi anni fa, anticipando i programmi nazionali in tema di alfabetizzazione motoria, e oggi può finalmente mettere a frutto l'esperienza maturata. E che soprattutto continua a crescere. Quest'anno avremo 56 scuole interessate a questo progetto, parliamo di classi terze, quarte e quinte elementari, un progetto coordinato tra la Regione Abruzzo e l'Istituto Scolastico, perché questo progetto da noi è iniziato nel 2006 e ha anticipato quello nazionale, perché oggi anche il livello nazionale, quindi il Ministero, entra nelle scuole elementari con l'alfabetizzazione motoria. Noi lo facciamo già dal 2006, lo abbiamo fatto con un grande spirito di cambiamento, nel senso che noi riteniamo che lo sport sia un veicolo fondamentale per la crescita della società e per la crescita dei nostri giovani, e quindi iniziare dall'elementare, iniziare quando i ragazzi si stanno formando, non facendo sport agonistico ma divertendosi all'interno delle scuole con delle regole, perché la cosa fondamentale sono proprio le regole, perché lo sport è il rispetto delle regole, lo sport è il rispetto dell'avversario, lo sport è educazione, lo sport è storia, è cultura, è tradizione, lo sport è aggregazione sociale, tutto questo è lo sport, messaggi che lo sport manda sono tutti quanti positivi e noi vogliamo costruire una società migliore attraverso lo sport, quindi la Regione con questo progetto di alfabetizzazione motoria entra nelle scuole elementari, promuove questa iniziativa e fa in modo che lo sport diventi veramente veicolo di crescita di una società.